Misericordia, rendersi disponibili per gli altri in un momento storico in cui i bisogni delle classi meno abbienti sono sempre più importanti e cogenti, dedicare parte del proprio tempo e delle proprie risorse a sollevare i problemi degli altri, credo che sia un atto di misericordia. Tra le sette opere di misericordia ci viene ricordata anche la necessità di seppellire i morti. Chi di noi non ha paura della morte? Chi di noi non si dovrà confrontare con la morte? Seppellire i morti significa prendersi cura di coloro che nella nostra esistenza hanno avuto un posto, hanno avuto un ruolo, prendersi cura di coloro che abbiamo amato e che ci hanno amato. Seppellire i morti è un'opera molto umana. Gli animali non seppelliscono i cadaveri dei loro simili, gli uomini sì. Ma questo ci ricorda anche la necessità, nel momento in cui noi pensiamo a seppellire i morti, a fare una riflessione sulla morte, a pensare cioè che noi siamo limitati, che la nostra vita conosce un limite, che la nostra vita conosce una fine. E questa riflessione ci aiuta a vivere meglio. Se abbiamo una ragione per morire, troveremo anche una ragione per vivere. Seppellire i morti significa che noi abbiamo coscienza di dover morire e che non releghiamo i morti in posti lontani dai nostri, lontani dalla nostra vita. I morti sono le persone che noi abbiamo amato, le persone che per un credente raggiungeremo alla fine della nostra esistenza, alla fine della nostra vita. Seppellire i morti è un atto che ci umanizza e anche se la morte è qualcosa che ci fa paura, non dimentichiamo che lo stesso Gesù ha attraversato la morte. Non solo, i Vangeli, come l'Apostolo Paolo, ci ricordano che Gesù è stato sepolto, è stato deposto all'interno di un sepolcro, è stato messo come cadavere per poter risorgere. Seppellire i morti per i credenti significa pensare che un giorno quel corpo morto di cui ci siamo presi cura e che abbiamo seppellito risorgerà partecipando appieno della gloria di Dio. Cosa ci può dire, partendo dalla sua esperienza di parroco, di questa opera di misericordia? Come si può mettere concretamente in pratica? Allora, diciamo innanzitutto che questa opera di misericordia, prima ancora che essere così connotata, era ed è in tutte le culture una esigenza, cioè quella del seppellire con noi i morti. Per noi credenti prende una connotazione, un significato del tutto cioè particolare. E devo dire che nella maggior parte delle esperienze, delle esequie, c'è questo forte senso di pietà verso cioè il defunto, che è il riconoscere la sua preziosità, il dire l'affetto, la sofferenza, e conoscere, cioè il distacco. E già questo comunque è vivere l'opera di misericordia. Però non sempre colgo nelle persone il significato della fede, cioè in questo. Cioè seppellire i morti è un po' fare quello che Nicodemo ha fatto nei confronti cioè di Cristo, quello che hanno fatto cioè le donne al sepolcro. Ecco, no? Il Vangelo di Luca è pieno di particolari, là dove dice che Nicodemo prese il corpo di Gesù, lo mise in un lenzuolo, lo seppellì in un sepolcro vuoto, poi le donne che preparano cercano i profumi. Proprio il seppellire cioè i morti e avere questa attenzione verso Cristo stesso, ecco, no? Anzi, è destinare, no, questo corpo della persona cara, no, alla risurrezione, come cioè di Cristo. Non sempre conosce questo aspetto. Come il rito funebre coinvolge la collettività e aiuta a portare insieme il peso della sofferenza? Parto con il fare una distinzione tra quella che è l'esperienza in un paese e invece cioè in una città. Credo che nel paese la morte di una persona coinvolga di per sé stessa a livello emotivo, anche perché ci si conosce di più la maggior parte delle persone, e anzi tutti sentono quasi l'esigenza di dover partecipare alle esequie, stringendosi attorno quindi anche con alla famiglia. Cioè in città, nelle varie esperienze delle esequie che ho vissute, cioè non sempre è così. C'è un coinvolgimento della collettività quando magari muore una persona che è significativa per il territorio, se no c'è unicamente quel coinvolgimento cioè che è dato dagli amici, dalle persone care, cioè dai conoscenti. Per cui non vedo questo grande coinvolgimento
svolgimento. Importante anche il momento in cui si prende congedo dalla salma. Sì, è un momento veramente significativo che ha alcune tappe, possiamo dire. La prima è quella della veglia alla casa del defunto, non sempre da noi è così sentita e partecipata, però è proprio quel momento dove ci si stringe attorno alla famiglia nel condividere sia umanamente la sofferenza e nella condivisione, cioè, di quella fede che ci fa pregare, no, chiedendo, no, che il suffragio, ecco, no, per quella persona per cui si è lì a pregare. Un momento, direi, molto forte, ecco, è quando si chiude la bara, dove la liturgia prevede anche un rito particolare in cui si vela il volto, no, della persona, cioè, che è defunta, e nella preghiera si chiede a Dio di essere lui, quando questa persona apparirà alla sua presenza, di svelargli il volto perché lo possa contemplare in tutta la sua bellezza. Altro momento importante è proprio anche dopo la celebrazione dell'Eucaristia, quando ci si reca al cimitero, e quindi la benedizione, cercano, della tomba stessa, dove il rimando è al sepolcro di Cristo. Quindi seppellire, ecco, una persona non è chiuderla, no, nel nulla, no, nell'esaurimento della sua esistenza, ma è porla in un posto particolare, che è il posto, possiamo dire, della dormizio, il posto, cioè, dell'attesa, è il chicco di grano che veramente viene calato nella terra perché poi possa esplodere nella vita, no, della risurrezione. Ma anche adesso, dove non c'è la sepoltura, c'è la cremazione. Ecco, è significativo che la liturgia preveda anche che al momento in cui c'è la riposizione delle ceneri vengano benedette, ecco, cioè, le ceneri, dove si rimarca nella preghiera che se anche lì c'è un pugno di ceneri, però quella persona è destinata alla risurrezione dei corpi. C'è un impegno anche nei confronti dei defunti, la visita al cimitero, la cura della tomba? Sì, allora il seppellire i morti non si esaurisce nel gesto proprio del seppellimento, ma questa opera di misericordia rimanda a tutte le premure, a tutte le attenzioni che bisogna avere, no, verso il defunto, riconoscendo quindi la sacralità, dicevo all'inizio, sapendo che quanto si fa a quel defunto è come se lo si facesse, no, cioè a Cristo stesso. Ecco, com'è che tutto questo, ecco, no, cioè, si esprime? Innanzitutto, ecco, con quella che è la visita, ecco, no, al cimitero, e quindi dove, direi, è forte ancora la dimensione psicologica. C'è gente che ci va tutti i giorni, che si siede lì vicino alla tomba, che parla, ecco, no, con il defunto. Ma l'altra attenzione, premura verso il defunto, è per me la preghiera del suffragio. Cioè, noi infatti, celebrando quotidianamente l'Eucaristia, cioè, preghiamo per i nostri defunti, e poi anche ricordiamo magari un defunto, ecco, cioè, particolare. Cioè, questo credo che sia la dimensione più bella che si possa avere, perché è la dimensione della carità. Un altro modo con cui esprimere questa attenzione verso, cioè, noi defunti, è quello dell'adornare con i fiori, ecco, cioè, la tomba, che ha un significato che rimanda alla risurrezione, cioè rimanda al fatto che da quella zolla di terra dove è sepolta una persona veramente scaturisce, rifiorisce, ecco, cioè, la vita stessa. Quindi il fiore dice affetto, dice ancora legame, ma anche questo significato, cioè, molto bello. Però c'è un modo che io ritengo molto più incisivo nel ricordare i defunti, nell'avere venerazione nei loro confronti, è quello delle opere di carità.
cioè il fiore lo pone lì, il fiore anche sfiorisce ben presto, ma un modo per portare, per continuare il ricordo dei defunti è quello dell'amore e della carità verso gli altri, facendo quel gesto di amore proprio in ragione, ecco, no, cioè del defunto. Nella nostra società oggi è sempre più forte e palpabile il disagio nei confronti della morte. Sì, questo è vero e lo si vede in tante forme. Il fatto stesso che stia crescendo questa usanza di non tenere, no, il defunto in casa, no? Perché quasi quasi diventa una presenza, non che può urtare, questo sarebbe eccessivo, ma che comunque può generare qualche fastidio, soprattutto poi se ci sono in casa dei bambini, ecco, si cerca proprio di non mettere a contatto, no, i bimbi con la morte, anche se la morte è un'esperienza umana, no, e che non dobbiamo demonizzare. Accennavo prima al fatto della indifferenza quando passa un corteo, cioè un corteo funebre, ecco, più che un momento di grande umanità, di grande, come dire, raccordo, ecco, no, cioè delle persone, in certi casi la morte è vista come un fattore igienico, no? E quindi la devo tenere lontano, non devo essere contaminato, non deve essere presente, no, ecco, nella mia casa. Questo discorso non è generalizzato, ecco, no, cioè per fortuna sono pochi, ecco, no, i casi, ma anche laddove comunque si vive una dimensione, ecco, no, umana, mi rendo conto che rispetto all'esperienza dei primi anni, ecco, no, cioè chi ero prete, la cosa è sempre più ridimensionata. Una mistica ebraica morta nei campi di concentramento è Tille Zum. Amava dire che pregare per gli altri è trasferire un po' della nostra energia agli altri. Ha questa visione molto positiva, molto bella, di cosa voglia dire pregare per il prossimo. Ecco, tra gli atti di carità che tutti quanti possiamo fare quando c'è qualche persona in difficoltà è la preghiera nei confronti dell'altro. Nelle comunità parrocchiali sperimentiamo anche tante situazioni insolubili dove per tanti motivi non c'è nessuna capacità, possibilità di vicinanza materiale nei confronti di chi sta vivendo un momento di disagio. Pensiamo specialmente a quando c'è qualche lutto, qualche separazione molto molto forte, e ci accorgiamo come sia molto difficile fare qualcosa di concreto nei confronti dell'altro. Però se ci è privata un aiuto concreto da rendere nei confronti dell'altro, abbiamo sempre questa possibilità di pregare per l'altro, di sostenerlo nella preghiera, di chiedere a Dio di essere vicino alla sua esistenza. La preghiera nei confronti dei defunti è la più generosa, perché chi è ormai stato giudicato dal Padre, chi ormai è nell'abbraccio del Padre, ormai vive nella verità della sua esistenza. E il grande compito dei cristiani nei confronti dei santi, dei peccatori che sono passati per questo mondo è quello sempre di esprimere una solidarietà con ciascuno di essi e, come diceva un teologo del secolo scorso, di sperare per tutti. Le persone che qui vengono o comunque si rivolgono a noi ci chiedono di pregare, no? E quello che cerchiamo di assicurare è una preghiera comunitaria, perché è verissimo che la preghiera, no, del singolo sicuramente va bene,
però è molto meglio la preghiera comunitaria, che è la preghiera di tutta la Chiesa, e quindi la preghiera del corpo di Cristo, ed è come Cristo stesso, come se Cristo stesso pregasse attraverso di noi, no? Cristo stesso anzi prega in noi. Io personalmente dico sempre, parafrasando un proverbio, chi fa da sé fa per tre, io dico che chi prega per tre prega per sé, no? Nel senso che è proprio questo dono della propria preghiera ai fratelli che ne hanno bisogno che ci rende capaci, poi graditi a Dio, e capaci di chiedere a Lui anche le cose necessarie per la nostra vita. Ugualmente il ricordo quotidiano dei propri defunti attraverso la preghiera semplice, per esempio dell'eterno riposo, no? Del Requiem Aeternam, o della recita di un salmo proprio per i defunti, anche per i vivi, ecco, sicuramente non guasta, anzi, no? È proprio il modo concreto. Credo che appunto la preghiera sia quello che in qualche modo unisce, no? I bisogni dell'umanità e renda possibile, no? Proprio all'umanità di crescere. Momento in cui mio padre era lontano, io ero ragazzo, ha avuto un ictus e io mi sono sentito male perché sentivo mancare, no? Proprio la paternità. E a quel punto, era il mercoledì delle ceneri, me lo ricordo, sono andato prima di tutto a confessarmi e poi a pregare appunto, no, per mio padre. Nel momento in cui il sacerdote mi dava l'assoluzione, ho saputo poi mio padre proprio si è ripreso tranquillamente ed è poi morto successivamente, sempre per lo stesso problema, però ecco, ha passato 5 anni. Ma di questi episodi, poi, ecco, questo è un episodio personale, di questi episodi, ad esempio, la vita dei santi è piena, no? Che proprio attraverso la loro preghiera riescono a ottenere grazie non per sé, stranamente, ma proprio per gli altri, perché la forza della preghiera è la stessa forza della carità, è il dono che si fa di sé all'altro per amore di Cristo, è il dono che si fa di sé a Cristo per amore dell'altro. Quanto è importante che ciascuno di noi trovi del tempo da dedicare alla preghiera? Ognuno in questo senso troverà i suoi tempi, ma è importantissimo che tutta la nostra giornata sia attraversata appunto da questo ponte di preghiera, in cui appunto ciascuno può far attraversare proprio questa carità, questo amore, questa fede, no? Fra noi e Dio, fra noi e il prossimo. Inoltre, ecco, suggerisco anche, no, per esempio alle persone che lavorano, alle persone che sono impegnate un po' nei vari ambienti di lavoro, come ci prendiamo una pausa pranzo, no, nel nostro lavoro, nella nostra vita, così, ecco, potremmo, perché no, prenderci anche una pausa preghiera durante tutta la nostra giornata, no? Serve proprio per, come dire,
tirare il fiato, respirare, no? Rimettere le nostre cose al loro posto giusto, al loro posto naturale, che è nelle mani di Dio. Ora, se noi vogliamo essere segno, no? per l'umanità di oggi, no? Così bisognosa, no? Proprio di aiuto, così bisognosa di Dio, dobbiamo vivere proprio questo, essere un cuor solo e un'anima sola. E i santi in questo senso ci hanno preceduto, ci danno l'esempio e ci sono quindi chiaramente di incoraggiamento per poter vivere tutto questo. Libro del sacerdote Bruno Maggioni, Dio ci aspetta sempre. È un testo un po' particolare perché unitamente alla misericordia parla di peccato e di conversione. Il sacerdote della diocesi di Como, ma molto conosciuto e molti sono i suoi testi pubblicati, fa fare al lettore un excursus parlando prima del peccato, di che cos'è il peccato, del senso del peccato, per giungere poi alla misericordia. La misericordia di Dio verso l'uomo e la misericordia che l'uomo deve avere verso il suo simile. Nel suo libro, Don Bruno Maggioni, dopo averci raccontato e detto che cos'è il peccato, ci parla della misericordia e dalla misericordia poi ci passa alla conversione. La misericordia è quell'atto per cui Dio accoglie ogni figlio che torna a Lui col cuore contrito. Accoglie, così come ha accolto il figlio al prodigo, accoglie ciascuno di noi tra le sue braccia e soprattutto non si stanca mai di accogliere ciascuno di noi. Il nostro desiderio deve essere quello di volere ritornare a Lui.